Una ASL unica, ieri c'è stato un incontro a Teramo anche con il sindaco Brucchi, tante contestazioni chiedono che non ci sia una sola figura a gestire tutto. Il Consiglio Comunale è stato molto positivo, non ci sono state particolari contestazioni, la richiesta del tutto legittima che il territorio abbia un suo protagonismo verrà accolta. Precisiamo il punto, noi pensiamo a dividere la parte core da quella non core. Cosa fa un'azienda ospedaliera, un'azienda territoriale che si occupa di sanità? Fa sanità e invece prevalentemente in questi anni ha gestito amministrativamente le risorse finanziarie e umane. Io penso che le risorse debbano essere gestite a livello centrale e che invece i territori debbano fare programmazione sanitaria per mettere al centro la salute del cittadino. Come verrebbe riorganizzata per le altre province? Ma noi pensiamo a una fortissima presenza territoriale per accorciare la filiera tra il cittadino, utente, paziente, le famiglie, diciamo, che abbiano ovviamente a cuore le loro erogazioni di prestazioni e quindi i loro bisogni di assistenza e che accorcino la filiera con il governo regionale. E poi a monte un'azienda amministrativa che riesca a ridurre i costi perché fa massa critica, perché c'è una sola gestione della committenza dal punto di vista anche delle gare, degli acquisti, dei servizi e che pertanto appunto dia allo stesso tempo più qualità risparmiando anche le risorse che altro non sono che le tasse dei cittadini.